Allora, eccoci qua, andiamo finalmente nel Nether. Allora, il fuoco, proprio il fuoco che avevamo trovato in una chest, un po' di parti fa, lo useremo adesso per andare ad accendere il portale per il Nether. Però, dato che io sono un coglione, mi sono reso conto solo ora che nel Nether non ci andremo per sconfiggere qualche mob, ma solo per prendere qualche materiale di cui adesso non mi ricordo esattamente quale. Quindi ho fatto una coglionata anche perché qua ci saranno dei mob. Qui sotto. Ne sono convinto. Oddio, chi c'è? No, oh no, no, un creeper, i creeper no. Allora, devo scendere in tutta sicurezza. Allora, innanzitutto lo zombie Frankenstein lo ammazziamo. E dove sta il creeper? Oh, vabbè, tanto, anche se ci avesse colpito. Vediamo un po' cosa dice il cartello. Ah, è vero che dobbiamo prendere prima il pezzo di ossidiana. Perché non mi ricordo mai di nulla. Allora, facciamo uno. Adesso dobbiamo farci il piccone di diamante, andare a prendere quel pezzo là di ossidiana. Ah, ecco magari cosa serve. Quel pezzo là di ossidiana serve per poi dopo piazzarlo. E io non mi ricordavo più che il portale. Che al portale mancasse un pezzo. Tanto è cresciuto dell'altro grano. Ok. Abbiamo della polvere da sparo. Vabbè, non ci serve. Prendiamoci 3 di diamante. E ci facciamo il piccone. 1, 2, 3. Ok. Va bene così. Mangiamo un po'. E andiamo insomma a prendere quel pezzo là di ossidiana. Se adesso io cado, farei un epic fail, ma di quelli che verranno ricordati in tutta la storia dei let's player di Minecraft. Anzi, vado piano a camminare, così non spreco nemmeno la barra della fame. E là su quell'isolotto lì ci dovrebbe essere il portale per l'end. Allora, rimuoviamo sto pezzo di ossidiana. Una cassa? Wow! LOL! No, scusa. Questa io non la sapevo! Ecco a cosa serve quell'isolotto, quest'isolotto qui! Cioè, ma dai, ma io proprio sono un coglione. Qua c'è il jukebox. Adesso torniamo là e ci metteremo dentro il disco. Oddio, oddio! Sono pazzo! Ok. Musica, maestro. Titolo originale proprio. Adesso alzo un po' il volume della musica così sentite. Basta. No, però ragazzi, sul serio, io non me l'aspettavo nemmeno. Questa mappa mi sta rivelando tantissime sorprese. Ok. Adesso io direi. Aspettate un minuto, il pezzo di ossidiana dove sta? Eccolo qui. Andiamo a piazzarlo.
Piano piano, piano piano, piano piano. Che bello. Oddio, qua c'è uno scheletro. E non solo. Porca troia! Cosa cazzo? Ah, ma è qua. Quindi i mob qua, su questa texture pack, non hanno una skin fissa. È dinamica, insomma. Perché cambia, come vedete, come avete visto, cambia. Bella. Diamo inizio alle danze dell'inferno. Ma che figata con questa texture! Uep. E andiamo. Oh! Cosa? I silverfish. Cioè, no, scusa, a cosa servono adesso? No, aspettate un minuto. Adesso abbasso un attimo il suono di Minecraft. Oddio, non ci credo, madonna. No, qua ci sono gli zombie pigmen. Questa qui deve essere la Netherrack. Sì, la Netherrack. Questa qui invece deve essere... Oh, gli Stone Bricks, quelli appunto per liberare i Silverfish. Mandate a quel paese che io non vi voglio. Via, show. Come mai si è rotto dal nulla? Meglio se li rompiamo. Sì, sono gli spawner dei silverfish. Perché i silverfish non hanno proprio... Certo, hanno anche lo spawner che hanno tutti gli altri mob, ovvero quello là, la gabbietta, no? Ma hanno anche un blocco di pietra da cui possono spawnare. Vedete questo, questo blocco qui. Adesso lo batteremo. Perfetto. Qua abbiamo gli zombie maiale, guarda, guardateli che belli, va. Mamma. Oddio. Sono forti. No, 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 adesso mi ammazzano. Stronzi! Se non c'è la mia roba adesso... Ma che cazzo volete da me? Allora, devo mettere un attimo in peaceful. Perché altrimenti questi bastardi mi continueranno ad attaccare. Boing, 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 boing. Mi fa ricordare una tecnica che uso su Unreal Tournament 3 che si chiama Bunny Hop, ovvero saltellare. Adesso se non c'è la mia roba, giuro che io devo usare too many... Ah no, perfetto, c'è. Cioè, i zombie maiale sono stati degli stronzi. Ecco, l'unica utilità del blocco dello spawner dei Silverfish. E qui? Oddio. Ah, questa è la Soul Sand. La sabbia delle anime. Ovviamente ci servirà una pala. No, aspettate, guardate, è animata. Guardate che bello. Questa texture pack. Ma scusa, qua non si trova nulla di interessante? Io adesso non so come vedete voi. Facciamo... Oddio, così mi inquieta. Cosa cazzo? Ma lì giù c'è il vuoto. Ma questa... Ma allora tu pensi proprio che io sia stupido da cascare nelle tue trappole? Là vedo della glowstone.
Quindi si dovrà costruire una torre per andare lassù, immagino. Va bene, tutto questo nelle prossime parti perché per adesso può andare bene così. Direi che in questa parte ci siamo abbastanza divertiti. Ci sentiamo nella prossima. Ciao ciao.